Domani è la prima partita, abbiamo lavorato bene per 10 giorni e sono curioso di vedere come ci comporteremo in campo. Sarà un buon test, i nostri avversari sono di grande valore, sappiamo che il Chivas è una squadra molto organizzata tatticamente, quindi per noi il match di domani è rilevante, anche perché fra meno di un mese inizia la stagione. Lo stadio è meraviglioso, sarà bello allenarsi questa sera e domani giocarci. Il calcio negli Stati Uniti è cresciuto molto, eventi come quello che stiamo vivendo aiutano il movimento. Noi abbiamo un giocatore statunitense, McKennie, un ottimo elemento, forse il più forte che gioca in Europa, e anche la sua presenza in un club come il nostro è importante. Come sempre partiamo per centrare gli obiettivi. Abbiamo nuovi innesti importanti, Bremer, Di Maria, Pogba, Gatti, la società ha lavorato molto bene, adesso tocca a noi. Per noi è un dovere puntare allo scudetto, soprattutto dopo una stagione in cui non abbiamo vinto nemmeno un trofeo. Benvenuti nel mio canale, queste erano le dichiarazioni, perlomeno il testuale di quello che è l'intervista che ha rilasciato Allegri, penso in America. Fa un po' il punto sulla preparazione estiva, sulla situazione del calcio americano e parla anche sia di quanto riguarda gli innesti che per quanto riguarda quello che è l'aspettativa per la prossima stagione. Io aggiungerei che in effetti un anno, insomma, di transizione a malvolentieri lo si accetta, due no. Quindi oggi, caro Allegri, per il momento hai un'ottima squadra, adesso sta a te, non si può più sbagliare. Detto questo, in qualche notizia, praticamente Ramsey sembra stia praticamente discutendo la rescissione contrattuale finalmente, non parte per l'America neanche Rabiot, quindi questo potrebbe essere anche un sintomo di una partenza anche del francese. Rimangono a casa anche Chiesa e De Sciglio, penso per infortuni, perché devono recuperare per l'infortunio. Detto questo io vi ringrazio, vi saluto e vi ricordo che per quanto possibile l'intenzione è quella di trasmettere nel mio canale quelle che saranno le amichevoli da parte della Juventus. Prima si inizierà la prima sabato mattina alle 5 contro il Chivas Guadalajara, come si chiama, poi dopo il Barcellona, poi il Real Madrid e poi la sfida interna contro la Juventus B classica, quella di Villarperosa. Mi raccomando, iscrizione è importante, campanella attiva per essere avvisati nel momento in cui vengono postati nuovi video e nel momento in cui verranno fatte delle nuove live. Detto questo, fino alla fine, sempre e solo, forza Juve!